queste nuove per esempio a cercare per parlare di televisivi o comunque essere ascoltati anche da lontano. E niente, a una bella voce, un specialista di quelli di Italia, perciò sarà veramente molto interessante ascoltarla. E il seminario di oggi è un seminario di tutti i nostri lavori, dunque riguarderà soprattutto materiali su web, riguardo una specie di scrittura e i problemi che pone inserirli in un progetto come il NAMO, selezionarli e commentarli. Altri seminari dovevano essere registrati sia più genere, per gli specialisti sui documenti, ma forse vale la pena di registrare anche questi di lavoro, perché se il nostro gruppo è lontano e io so in questo momento o si è collegato o si sta per collegare. Anna si è fatto normale, sta in questo periodo di esperienza in Francia e il suo ambito di ricerca che è preziosa, certamente a causa di cui non si ha, e quindi anche di un po' di altri casi. Io vi mostrerò essenzialmente quello che sono riuscita a trovare per quanto riguarda le strutture studiose sulle risorse per le strutture studiose su internet. La ricerca è stata un po' lunga e soprattutto cosa di cosa perché il libro non è sicuramente all'avanguardia per le risorse informatiche né gli studi ciprioti, si tratta di un campo di studi molto piccolo, molto dove pochi si riconoscono e si passano le informazioni senza troppo bisogno di ricorrere al web, purtroppo che dalle forze si crede che non sono parte di questo gruppo. Quindi di fatto quello che si trova sono soprattutto di divulgazione o qualche avventuroso americano o australiano che dice di chiudere il sito come quello più bizzarro. Quindi diciamo probabilmente la parte più interessante e quella anche che mi interessa di più sarà quella relativa al font, che è sempre un'avventura, l'elaborazione di font per scrivere il sito, che riguarda soprattutto il sito sull'Africa, ma vedremo che parleremo esattamente di due sito. Quindi ci sono i nodi sull'abito che sono le strutture specifiche del ciclo, quindi elaborate, nate il ciclo e state sostanzialmente attive anche perché state sull'organizzazione. Naturalmente questo lo sapete bene, sono le solite la gamma di strutture che erano utilizzate a ciclo, basta solo pensare al finito e ecco alfabetico che in alcuni casi, in alcuni contesti, in alcuni periodi sono utilizzati anche le strutture di geografia. E altra cosa, certamente ovvia ma importante, non c'è una corrispondenza diretta e unilaterale scrittura lingua. Il ciclo minorico, per quanto ne sappiamo, probabilmente scriveva in lingua e non possiamo sapere se queste lingue non fossero espresse anche da altre scritture, perché tanto non conosciamo in che lingue si tratti. Il ciclo sillabico serviva per esprimere almeno due lingue, probabilmente più di due, le quali comunque potevano essere espresse anche tante altre scritture, per esempio il greco alfabetico, quindi la scrittura alfabetica. Quindi non c'è una corrispondenza così esclusiva e questo è importante perché dà un po' di problemi, anche un po' di diversità nella lettura e nella modificazione di queste scritture. Partiamo subito a vedere, direi, le pagine che elaborate, quindi i problemi che sono presentati nell'elaborare, anche quelle che sono le incertezze, che in qualche modo ho pensato o di accennare soltanto o comunque di lasciare fuori dalla presentazione del sito che mi era sembrato di capire inizialmente, spero di aver capito bene, era piuttosto destinato a dare una, proprio nella presentazione della scrittura, un'immagine più possibile chiara per uno specialista della scrittura in questione, quindi senza porre troppi problemi di ricerca attuali, che sono chiaramente difficili anche da esprimere in questo modo. Quindi vabbè, aspetta, lo sappiamo tutti. Quindi io vado alla scrittura perché il lingue è un compito in questo caso come tema di ricerca e quindi direi l'ordine cronologico, l'articolo minorico,
Dunque, il Cipriano Santo ho messo un orario cronologico che è abbastanza abbastanza accettato comunemente, cioè dalla fine del XVI secolo all'XVII secolo avanti Cristo, quindi siamo sulla età di Carlo Longo in termini archeologici. Questa immagine che mostra uno dei più bei documenti che abbiamo visionato, tutto quel contrario, recentemente, e non ho potuto girarla perché non sono capace di manipolare le immagini nuovamente, quindi ce l'ha fatto, ve lo dico. La mia non è colpa mia, è il sito del Louvre che ce l'ha in questo momento. E tra l'altro il sito del Louvre non è che raccontare quasi tutti i film che ho sentito una sorta, quindi ci sarebbe una serie di cose da sorrere, quindi questo sicuramente è la sua persona. Come vedete i caratteri sono abbastanza quadrati, che sono sempre per uno specialista un po' difficile capire che verso la mia testa. Quello che la digitalizza non è la mia testa. Dunque, innanzitutto parliamo in termini di cipriniaco. Il cipriniaco in realtà, nonostante la loro utilizzata al singolare, indica iniziali di strutture che vengono definite, sono diversi tipi di strutture. Tutte attestate comunque essenzialmente al siglo, a parte una, e tutte appunto durante l'età del Grande Mondo, e il nome chiaramente rinvia alla cultura minore, quindi alla linea reale, quindi si sostiene in maniera abbastanza concorde che la cultura minore abbia avuto origine, e diciamo che antichi esempi di questo minore hanno effettivamente dei tratti comuni con la linea reale, che era denunciato per il suo passato, anche se poi diciamo tutte le parti del passaggio della linea reale sul minore non sono note, diciamo non abbiamo veramente delle parti intermedie. Comunque è abbastanza molto accettata questa filiazione. Tuttora il cipriniaco è identificato, lo sapete bene, quindi tutto quello che ne sappiamo su questa scrittura si basa su un'analisi dei caratteri epigrafici, semplicemente come li abbiamo, quindi su delle ipotesi che vanno formulate sui caratteri, ma senza che il contenuto dei testi possa aiutare a capire se si tratta veramente di strutture differenti, di variazioni della stessa struttura, quante lingue questa struttura esprime, eccetera. Di tanto si aspetta l'ipotesi che le strutture cipriniache esprimessero almeno una lingua, ma probabilmente più di una, che era una lingua propria del greco, la lingua non greca, non imparentata col greco, che non si riesce assolutamente ancora a capire di che lingua si tratta, quindi con quale, diciamo, con quale gruppo linguistico imparentarla. Diciamo che tutti i tentativi che sono stati anche fatti su una base documentale molto povera. I documenti che abbiamo sono poco più di 200, mi sembra un po' più di 200, e sono per lo più brevissimi, un po' più sui segni, anche un segno unico, quindi assolutamente difficile da interpretare. A parte pochi documenti come quello che avete in foto, che hanno diverse linee di scrittura che probabilmente si sono diversi più articolato. E su questa base quindi si è cercato di interpretare queste scritture, ma non si è arrivato ancora a un risultato sostanziale. Per quello che riguarda gli studi e l'elaborazione delle nostre conoscenze sulla cittadinanza, erano citati in particolare due personaggi. Sicuramente Miriam Masson, e avete visto, se lo vedremo, il suo blog, il suo sito, che è molto particolare, insomma, moglie di Miriam Masson, l'epigrafista, che è sillabico, che si è dedicata moltissimo al cipriniaco fino agli anni 90, proprio all'inizio degli anni 90, quando la Carentana ha abbandonato il cipriniaco, l'anno che non si fa, semplicemente più, purtroppo. Ma lei ha lavorato moltissimo e aveva benissimo una prospettiva storica molto forte, quindi non trattava questi documenti da semplici, proprio documenti epigrafici nel senso più stretto del termine, ma non come testimonianze storiche.
cosa che invece non fa molto da Piero Lugier, che si è occupato più recente di condizioni, non si è considerato come il primo corpus di questi testi, che è comparso alla fine del 2007 e se non sbaglio la ricerca si è iniziato in fondo qui. Quindi da Piero Lugier che ha appunto raccolto tutti questi testi, li ha classificati in base alla scrittura e ha analizzato con veramente grande dettaglio la forma dei segni, quindi stabilito dei repertori di segni, cosa che non c'era fino adesso, ma ha messo qualunque tipo di storia dei testi, per cui diciamo, la visione è parziale, però sicuramente un corpus utilissimo, che ha fatto anche discutere la fine dei testi di cui parleremo brevemente. Quindi rapidamente, rapidamente quindi le strutture cittadinanti sono 4, con più o meno accordo che la teoria e la classificazione diciamo, 4 strutture effettivamente acquistata, poi la previsione di un documento all'uno all'altra è molto, molto a volte discussa, ma però solo noi c'è accordo. Quindi la prima scrittura che si chiama Cittominoico Arcaico di Cittominoico Zero è attestata da un solo documento secondo Giampiero Lugier, 2 anche 3 secondo Lugier, ma sono limitati documenti molto, molto arcaici, quindi fine del XVII secolo, quindi i documenti di Cittominoico, quelli che mostrano la maggiore somiglianza con le scritture con scrittura pretese e di cui non conosciamo neanche il risultato appuntamente dei documenti brevi in totale rispetto a 20 persenti non abbastanza per lavorarci. La scrittura più accadettata dal maggior numero di documenti è il Cittominoico 1, quindi accettato nel corso di tutta l'età del bronzo dal XV al XVII secolo e grazie a documenti di vario tipo ma sono più brevissimi, quindi si tratta dei documenti che si vedono più spesso, per esempio segni su barchi o marchi, ma appunto un segno o due segni, quindi veramente non interpretabili per quanto ne sappiamo adesso. La scrittura che ci ha fatto discutere di cui si è considerato di più è il Cittominoico 2, perché è appunto la scrittura dei documenti di questo tipo, di cui ne abbiamo così, quindi abbiamo 4, che si concentrano in un atto cronologico ben preciso, tra il XVII e XVII secolo, e vengono tutti da Anthony, che è il sito cipriota, che ha restituito la maggior parte dei documenti, che era sicuramente uno dei centri principali, quindi il principale centro della cultura dell'Alessandro Bronzo, che si trova in parte l'attuale Famagosta, più o meno non esattamente in questo sito, ma nei pressi di Gargiola con la storia famiglia. È stato questo sito scavato a lungo fino all'occupazione di questa zona, la parte giusta, che è definito da questo sito che sono in grado di fare dei documenti scritti anche effettivamente resti archeologici di un giorno importante che normalmente il comune viene indicato come la capitale del regno di Cipro durante l'età del bronzo, questione che fa discutere questo recentemente, si comincia a parlare di un suo regno di Cipro, ma di più regni cipriati durante l'età del bronzo, con più capitali di cui anche si sarebbe stata più importante, ma sono discusse in molto vive recentemente a proposito, più regni anche come un centro primario. Da questo tempo vengono 24 documenti, quindi documenti lunghi, finalmente di linea di scrittura, una scrittura molto accurata, molto precisa, che si accerta finalmente un certo numero di temi, sicuramente si tratta di documenti di tipo letterario, non sappiamo dire se di tipo storico, come ha detto a volte, o di giorno, e un'ultima varietà di Cittominoico, Cittominoico 3, è documentato esclusivamente in quarti, secondo me, ma sono in una situazione di grosso modo, da testi provenienti da Ugarit, quindi il settimo stato davanti a Cristo, soprattutto, che attesta in aggiunto uno strettissimo contatto tra Cristo e Ugarit alla fine dell'età del bronzo, cosa che sappiamo anche soprattutto dalla corrispondenza in Accadico, quindi possiamo leggere tra il re Ugarit e questo re di Alassia, re cipriota. E oltretutto attestano appunto una varietà di scrittura, in questo caso si dava appunto del contatto di una varietà locale, di una scrittura
a sé stante, che trasmette una certa influenza da parte dell'assemblea che si impone, quindi chiaramente è una variante difficile che si afferma una dell'influenza della struttura locale. La tipologia dei documenti, vedremo alcune immagini, ma forse si sente veramente poche sul web, è di vario tipo, i supporti sono molto differenti, si tratta di argilla, metallo, ceramica, un documento abbastanza tipico di cui abbiamo parecchio sembrato, ma questa serie di argilla che restano 2-3 segni molto pochi, o pezzi metallici anche se sono di oxide. O appunto marchi su vasi, abbiamo alcuni segni su avorio, sicuramente i documenti più lunghi e più interessanti che si lavorano di più sono questi tavolette di argilla. Tutti questi documenti sono appunto classificati sulla base della costa, sulla base della scrittura, la costa più grande di idee che è stata in questo periodo di almeno 2-3 e 0 è un corpus che credo abbiamo ordinato per la biblioteca, non so se è arrivato, quindi questo è benissimo, è abbastanza importante. Possiamo passare a vedere le risorse appunto non sono moltissime, sono veramente utilizzate sui labi, chiaramente, visto che tutto di carte della scrittura modificata, ci sono moltissimi amatori di cose para sarebbe il sentito dei film, un po' da parte. Io ho cercato di mettere, diciamo, i siti che attraversano gli occhi riguardo al sito terminato. Per quello che riguarda una presentazione generale della scrittura, quindi delle prime informazioni che possono essere utili, sicuramente la pagina di Wikipedia è fatta piuttosto bene, ora la vediamo. La pagina inglese di Wikipedia, quindi che parla praticamente sulla scrittura, sulla divisione di quattro tipi di scritture, quindi quattro tipologie, presenta tutta una serie di testi, vedete una sfera di argilla con alcuni semi, questa è la nostra tavoletta. Presenta una suddivisione dei testi in economici e votivi che si basa sostanzialmente sul contesto archeologico di ritrovamento, perché non abbiamo nessun modo di distinguere degli altri. Quindi si ipotizza che testi su determinati supporti, di una determinata contesto, siano testi votivi, ma non assolutamente niente, lo stesso per i testi di altri non sarà più niente, però appunto una cosa che si basa sicuramente sul contesto di ritrovamento e non su questa ricerca. Ci sono alcune precisioni, per esempio vedete che per esempio sulla base lingua parlata e il cipriota, ora parleremo brevemente anche del cipriota, chiaramente il cipriota è una lingua su cui si dispone l'esistenza probabilmente non era neanche una, ma sicuramente per le tali dell'esterno. Nel parlare di giustiziata per fare il mondo è talmente improprio, non sappiamo cosa fosse la giustiziata, non sappiamo cosa fosse la lingua espressa in decisioni d'olio, facendo con le connette, così era un po' decisamente gratuito. E ci sono alcune decisioni, però in grosso modo è fatta bene, con pagina. Questa è talmente l'unica che ho trovato che presenta la scrittura in maniera. Il nostro modo di fare è abbastanza chiaro. Quello che possiamo vedere invece è una questione che voi dovrete chiedere anche tanto quello riguardo il sito sull'abito, perché spiega prima di inserire determinato di abbastanza. C'è la serie di istituzioni che in progetto si occupano di studi di giochi. Questi sono un terzo numero, direi sempre la prima cosa che si dà di più web riguardo al sito base e sul fondo, e possono essere interessanti perché alcuni sono poco noti, ma sono dei strumenti che per me sono quelli di tanto rapidamente, quello che vi comunico. Il primo che voi avete in questa sezione
anche una persona che il ciclo, così l'ambito è il paziente diagnostica il ciclo, quindi anche riguarda anche delle altre cose che si intendono, insomma, nel nostro ministero di che è una questione del ministero delle comunicazioni del lavoro. Quindi a questa pagina si chiede di iniziare la definizione del lavoro e quindi appunto presentate le attività del dipartimento e anche alcuni punti di stato in corso, le pubblicazioni eccetera. Il dipartimento di attività è molto attivo anche ben finanziato, essendo il sito comunque molto, molto orientato al strutturismo, quindi anche per fare delle risorse economiche. La maggior parte delle attività dei pazienti di antichità sono stati di salvataggio, stati di emergenza, che è tutto funzionando in maniera barbara, tantissimo. Capita sempre di più di fare un gruppo nel terreno per costruire una casa di fare il suo mondo, qualunque cosa. Quindi sono tanti casi di questo tipo, un altro grosso problema per andare incontro ai pazienti di antichità è il. Sono di salutare di più, ci sono anche diversi viaggi che sono stati grandissimi di ovunque nel mondo. E, quindi si tratta di tanti attività di questo tipo, pubblica molto e pubblica bene rapidamente, fa quello di dare di città, sono stati più viaggi che sono stati pubblicati, quindi veramente di attività è molto attivo e collabora molto con l'estero, diciamo, tutte le persone che stavano qui sono trattate bene, insomma. L'attuale direttore è Lorenzo, che è un personaggio un po' discutibile, voglio dare la sua impressione. Il direttore di Radio Antichità viene eletto, come è nominato, per la serenità, quindi capita. Il prossimo direttore sarà la responsabile di Ministero di Radio, un personaggio grande e significante, molto valido, anche se molto giusto, e probabilmente sarà un po' più. Questa è la principale, secondo me, l'unico ente cipriota che si occupa di archeologia di studi di cinema. Tutti i successivi che vi presento sono stranieri, sono specializzati in parte completamente su cinema e sono in attività di molto un riferimento veramente fondamentale per tutti gli aspetti. Il primo, in realtà, meno degli altri, il primo è l'associazione della Cipriota, è stato fondato da Olivier Masson, è stata una buona idea, una bella idea, nel 1983, ed è stato diretto da lui fino alla sua morte, era diretto da Antoine Hermani, è un centro piccolo, auto quasi autofinanziato, che si riunisce una volta all'anno e sostanzialmente con le attività pubblica il taglio ci sono tutti i cipriotti, c'è una rivista di perspettiva scoperta, ma che nell'ambito di questo è molto importante. E quindi fa sostanzialmente questo, organizza alcuni convegni negli ultimi uno o due anni, quindi comunque non male, l'ultimo è stato nel 2007, è stato un convegno di Amico Be, la società di pazienti del suo orientale a lungo, la condizione, e tra l'altro sarà nel settembre 2009, su ciclo di mistica romana. Allora, il centro originale è che il ciclo di mistica romana si è stato già curato nel campo della regione di Valle, per il Milano si studia su ciclioti, che anche ma molti ciclioti, è raro, si fa dei ciclioti molto poco, quindi e sarà stabilito. Quindi questo è sostanzialmente il presidente, la gran parte della destinazione presente che è dalla Fondazione Leventi, che è la successiva che è più presente. Scusate, ci sono anche un tipo che stanno funzionando molto male, semplicemente. La Fondazione Leventi è la fondazione nata in onore del direttore ciclista Leventi, i loro giovani amici, diciamo, che ha operato molto, quindi veramente a Cipro e in Nigeria,
quindi è una situazione che opera tra molto Cipro e Nigeria, su vari paesi, ci sono più vari per quello che riguarda il nostro settore, praticamente moltissime pubblicazioni con degli studi di collezionisti già dall'estero e più modestamente da borse di studio anche a graduati, che quindi sono un'ottima cosa e non sono difficili da avere. Presentando un curriculum dignitoso e un campo di interesse dedicato sul titolo, sono, e questo è particolarmente positivo per i dottorandi francesi che sono tradizionalmente finanziati, hanno un meno della trasferazione dell'Enti, quindi un finanziamento dato di borsa dell'ordine di 300 al mese, però non è di niente. Della Fondazione dell'Enti c'è un membro molto attivo, che è un membro da scorsare di oggi, che siamo fatti, ci sono moltissimi negli anni passati, ora appunto il membro della Fondazione dell'Enti che in quanto tale ci vede moltissimo, moltissime iniziative. Alcuni programmi un pochino più, alcuni enti un pochino più diversi sono i campi, come prevedibile, per esempio il CARI, che è un istituto membro della rete ATOR, non American Institute of Archaeology, quindi CARI, Research American Archaeological Research Institute, ha una sede di Turchia, c'è una casa, un istituto simile a quello di Aria del Tantico, non proprio nel senso della prima periferia di Turchia, è un centro molto attivo soprattutto per quello che riguarda l'accoglienza e il supporto degli studiosi che vanno per l'istituto. In qualche modo già facilmente, in un ambiente molto familiare, ci sono delle biblioteche aperte alle 24 ore all'interno della casa stessa. Ovviamente non è informatizzata, non c'è niente, ma diciamo, tutto quello che c'è, quindi c'è tutto il lavoro di ciò. Quindi è un riferimento alla conquista della biblioteca, anche se per l'allargamento di biblioteche salvali o comuni salvali. Come sapete, il foto è stato uno dei più importanti editori rispetto all'attuale, cioè di mie rispetto di storia, quindi trovate qui tutta una serie di informazioni per quello che riguarda le borse, è stato anche un processo di grazie che viene assegnate cambia accento, quindi sono parecchie informazioni sulla logica che il centro può fornire a questi modi. E appunto c'è un certo numero di programmi anche di ricerca di pubblicazioni non numerosissime, cioè delle pubblicazioni specifiche dei casi sono poco numerose, a volte organizzano dei convegni, ma appunto sono comunque interessanti anche in questo momento. L'altro programma che però sempre mi riuscirà a far vedere è che ho di giorni che sono funzionati è il PASTOR, quindi il programma di scrittura IGEA, quindi che si occupa di linea A e linea B e di opera, di modo che si l'abito. Riguardo proprio al cipriota, all'interno di questo programma esiste quello che si chiama Search Database, che ora non si aprirà perché non ci saranno problemi, ma che vi posso mostrare sicuramente tramite la propria test di Google. Il database cipriota del FAC è sostanzialmente un database di tutte le iscrizioni cipriote che sono in alto sull'ambito, quindi dall'età del bronzo fino all'età linguistica, di cui fornisce sostanzialmente i riferimenti bibliografici e una sommaria classificazione, quindi non contiene immagini, non contiene interpretazioni di altri generi, può essere usato come
anche le persone bibliografiche. Mi raccomando. Questo database di gestione di cipriote è semplicemente la versione online di un repertorio che è stato pubblicato da un studente di Linux nel 92 o 97, quindi è tutta questa cosa che infatti non viene studio, non viene affermato, quindi diciamo per gli ultimi anni hanno utilizzato un progetto, ma fino agli anni 90 è interessante. L'ultima istituzione che vi presento rapidamente è il settimo tedesco, che è un piccolissimo centro di Nice, sostanzialmente impiega il direttore la sua responsabile, quindi un centro che si può fare poco riferimento per quello che riguarda programmi di investigazione, ma che è un utilissimo metodo per un rete di contatti, diciamo. La sua responsabile, che è Sabine Rode, è attivissima ed è sempre presente, comunque sempre è scritto lei c'è in molte parti del mondo ed è molto brava a mettere in contatto le persone. Vedete che organizza appunto seminari, conferenze, pubblicazioni su non necessariamente su città musicanti, su tipo moderna, una pubblicazione recente, sicuramente a questa da più nuove ricerche di biologia, talmente diversa, ma è abbastanza dedicata sull'antichità e la famiglia non è un'antichità. Quindi è abbastanza interessante, ci sono dei seminari a volte anche di quello che diciamo l'attività del centro si limita sostanzialmente a quello che con il primo tempo non fa più dalle cose iniziate, ma anche se qualche inizio del suo come riguarda i contatti. Quindi tutti questi istituti, quindi sostanzialmente americani, francesi e sono dei buoni riferimenti per quello che riguarda finanziamenti, spostamenti, contatti. Naturalmente non fanno nulla di cose del tipo mettere di documenti o neanche di cataloghi, di biblioteche, ma appunto come dicevo, lo scambio di informazioni di questo tipo passa molto per i servizi di giudizi che si sono più facilmente aperti, in realtà funzionano molto più. Per completare rapidamente la sessione di sito di Noico, vi faccio vedere le qualche immagini di cui la principale al di fuori di Wikipedia è questa, è un'altra diventa un'esercizio con due che si trova sul sito della municipalità di Famagosta e Sidio, che Famagosta è occupata dal 1964, è tutta la stessa occupazione e nel salvare l'iniziativa di questa occupazione la municipalità di Famagosta, che è un municipio che è seguito dalla all'Arnaca, che è un sindaco di Dio comunale in tutto quanto del 1964, come ha messo in piedi questo sito stanno sulla storia della città, stanno sulla storia della città, quindi c'è la città della zona, e nella parte di dedicata a Enco ci sono una serie di immagini molto famose della comunità, di guerriera, di scudi di bronzo, molto studiato anche di massoni, gioielli, alcuni dei strumenti più importanti. E come centrale di scrittura questa tavoletta si trova di tutta la distanzione del mondo di però non si consiste in questo in rete a parte la pagina di rete di Finaglia che mostra una serie di immagini che abbiamo già visto la tavoletta, questa che è una distribuzione
cosa, sì, ma questo è un messo visto, ma se non vale la e appunto una serie di immagini di facendo una serie di attività sui punti comuni o con gli altri di rimasta noi cerchiamo di tutti i nostri punti usati veramente per esprimere qualcosa di questo come identificativo. Queste sono delle tantissime immagini che si trovano, quindi qualcosa trovate su tutti i musei di Museum e il canale di Apple, quindi a volte non grandi, ma comunque qualcosa si trova in moltissimo. Per quello che riguarda il posto, la situazione di scritto di Marco è opportuna per il sito sillabico, in assenza di vecchia storia di inserimento stabilito che tutto è stato elaborato da Gabriele Di Leon, che esisteva fino a un anno fa, nessuno è mai riuscito a costruire un posto veramente affidabile. E, tra l'altro, dunque, la situazione del sito per quello che riguarda lo standard delle cose che per tutto il suo sicurezza del futuro, è particolarmente complesso, il ciclato non è incluso in quello che si chiama piano base, insomma, di cosa, la sette di valori di carattere, sette di valori primari che tutti ormai i software recenti sono in grado di leggere, ma è inserito in quello che si chiama sistema in lingua plane, cioè in piano supplementare, in un certo numero di sette di carattere, quindi di sette successivo, che però appunto non tutti i posti sono in grado di leggere, in cui appunto è stato inserito il sito sillabico, in cui si propone di inserire il sito minoto per questo blocco di carattere. Queste informazioni si trovano in realtà, questo sito è molto, molto carino, molto divertente, è il sito di questo personaggio, che è un'inizia di mezzo una città per il resto di lui, che è stato vedete come sono le strutture digitali. E in particolare in questa pagina, The Aspas Gate, parla quindi del problema dell'unicode applicato al greco, varie strutture utilizzate per scrivere il greco, come si chiama la G, anche la Giota, e tutti quei caratteri che noi sappiamo che sono utili specifici per l'utilizzazione di grafia, di metrica. Spero che la mia comunità di quindi in questa pagina dunque si classifica quindi le strutture di un certo interesse del suo stato in diciamo in tre tipologie, una che si chiama Cendrix, cioè strutture legate al greco, ma non essendo in greco puro, quindi riguarda la parte dell'alfabeto latino, ma anche di strutture come il logico, il filo, quindi strutture derivate dalla scrittura alfabetica greca, quindi l'evoluzione di questa. Poi utilizza termini di paradis per indicare tutta una serie di simbologie di caratteri utilizzati per esempio per scrivere i cartoni musicali, le latine e le carte, le notazioni numeriche, eccetera, e anti-Greek, che sono molto giusto utilizzate per tutti quei caratteri che derivano in qualche modo dall'alfabeto greco, ma non vengono necessariamente utilizzati per questo contesto, per esempio tutti quei caratteri dell'alfabeto greco internazionale, di un'intesa diversa, utilizzati per scrivere dei suoni specifici, ma anche per una persona completa. Tutti questi tipi di caratteri non completi, quindi non siano parte di Unicode, ne parla, ne discute un po', presenta la situazione di quello che riguarda le condizioni di contattamento esistenti e le proposte di elaborazione all'interno del piano di Unicode, ed è appunto qui che risulta che per il secondo anno sono un po'
tutto il lotto di carattere, quindi è stata una proposta in corso che non è stata ancora forse di accettazione, quindi ancora non è stata confermata. Questo si permette che è appunto un progetto relativo al programma Unicode presenta il tipo di noise, che è il numero 26, in maniera un po' approssimativa, diciamo che non tutte le informazioni sono esatte, da infatti deve essere anche modellato come un suono molto generico. Per esempio c'è questa cosa che si trova nello stesso, questo rapporto tra il tipo di noise e il contesto che è veramente la parte di il corpo con le lenti molto male, ho preso le orecchie, sono sempre stelle, nulla, eccetera. E il suo posto statico è vuoto, quindi quando è stata elaborata questa pagina ancora non esisteva una risposta effettiva. L'unica notizia che ho oggi si possa dire discriminato nelle unicode è questo sito. Anche in questa pagina che è un'altra pagina che va in una serie di informazioni interessanti che sono le cose, come scrittura non ancora più portata, c'è un certo numero di hashtag e obsolete tra cui la scrittura di noce, ed è chiaramente detto che le strutture per cui è in corso l'elaborazione del progetto per la scrittura delle mie cose sono scrittura 8 e non tratta di scrittura. Quindi ho l'impressione che ancora la necessità lunga da fare. Quindi questo è quello che riguarda i fondi, non possiamo scrivere, ma niente, possiamo fotografare anche di pensare e fare il carattere. Per quello che riguarda le collezioni di testi, questo è appunto il tabellone che non funziona nel fatto, ma che come vedete è comune sotto il nostro sottolineato. E finalmente a livello di quello che riguarda i personaggi, ossia William Aston, di cui abbiamo parlato, esiste quindi un personaggio che non faccio più che sono tanto io non so come pensarlo, fa questo personaggio che canta, ma sia per l'interno in Texas, con una carriera spaventosa, che si occupa quindi sostanzialmente di genealogia, quindi di tutto il prodotto, ma anche di tipo in alto, non di tipo sillabico, e molto più importante di tutto. Emilia Mazzoli invece anche lei è un personaggio di spazio utilizzato, anche se della sua espressione, ma avete anche un blog che è sulla questione molto poco aggiornato a circa un mese forse neanche, e che ho occupato lei in tutti i vari interventi di vario genere. Qui sul sito della presentazione trovate di interessante, soprattutto le sue, una lista di sue pubblicazioni, con soprattutto quello che riguarda l'integrazione psichiatrica, che è stata partita dagli anni 60 fino agli anni 90, e anche la sua biografia, che è dove appunto scopriamo che è nata a Belgrado, che ha appunto incontrato lo stato di Mason, che si è diventata molto prima al tipo di noico, poi alle lingue anacotiche, per poi andare a finire su questo delle lingue anacotiche che si è in corso apparentemente molto meno. Quindi questa qua va in alto, per la formazione di Maurizio. E
finalmente qui abbiamo messo la cosa dell'operazione di questa pagina della nazione americana, la domanda di prima, non è appunto la direzione del fatto che bisogna essere lì, che la nazione ma che si chiede di fare la domanda di prima, di fare la domanda di che è un caso di nostro di se stesse. Questi due slanti hanno riportato recentemente il logico dell'unicesimo che sono stato successo. Sono abbastanza discussi in discussione entrambi all'interno, cioè l'inizio della fine. Perché l'unicesimo secolo avanti Cristo è un antico documento sillabico, quindi sapete che è stato un caso abbastanza clamoroso, che si è scoperto alla fine degli anni 70, quindi parlo degli anni 80, a Paphos, all'epoca, tratta di un veloce con scritti tutto sillabico, apparentemente il nome del risultato, il suo sempre, nella forma di diminutivo H-Cipiota, quindi in Au. Il che è stata una cosa bellissima per tutti gli studiati greci, perché era un chiaro segno dell'esistenza del XVII secolo a Palermo, un personaggio di origine arcadica, parlanti comunque di dialetto del passato, installati che appunto che si scriveva in greco, quindi una cosa eccezionale, che sarà grande eco. Nel fatto che di Giancarlo di Vigliero, veloce di Giuseppe, figura come ultimo documento di tutto il mondo, il titolo di tutto il mondo, perché è stata un po' una rivoluzione dal punto di vista dell'epigrafia etiopica, perché appunto si è eliminato quello che sarebbe stato il classico documento di tutto il mondo, quindi facendo di nuovo l'interno la cronologia dell'inizio del ciclo citatico a simplemente all'ottavo secolo, e invece si attribuendo il documento più greco, perché questi fatti di greco è non è in discussione di interpretazione, però ho una scrittura invece delle palestronde, stato nel contesto delle palestronde per scrivere totalmente al carino. Mi è mancata una precisa, lo pareremo solo con tutto il mio caso, ma che fatto. Per capire, per la scrittura totalmente tutto minorico, ma le scrittura di una necessità di non sono d'accordo. Quindi questo di XVII secolo è un po' al coniglio. Probabilmente se non si aspetta la rivolgita di un pezzo che bisogna pensare allo stato secolo, il secondo caso dell'antichrista è anche una novità relativa, nel senso che è sempre considerato come ultimo incarico di scrittura sillabica, il processo di scrittura di Cattivino, un santuario rurale, quindi presso il di Nicosia, che contiene quindi moltissime idee che hanno in scrittura sillabica, laddove nell'archivista si utilizzava il nome alfabetico. Recentemente è stato trovato un corpus di un insieme di risultati del periodo del XVI del secondo secolo che contengono tutta una serie di caratteri e di aggregazioni in sillabico, quindi questo passaggio di almeno un secolo. Il termine finale per il giudizio sillabico che è veramente anche questo, insieme alla linguistica, dunque ancora di una scrittura molto arcaica, è veramente potente, è stata di una cosa interessante. Quindi, questo sillabico, c'è una scrittura di questa sillabica, chiaramente derivata dal titolo minorico, e quello della stessa è scrivata così da una cosa all'altra, per il punto di passaggio. Che conosce differenti varianti, ma che è sicuramente quello che conosce sulla musica. Quella che avete in foto è una tavoletta enigmatica, cosiddetta Google Tablet, anche lì non so se dire Google, che è stata ritrovata nella regione di Giacanti, nella nostra dell'isola, e che è forse un documento contabile, non è ben chiaro, la situazione è molto difficile, forse contiene una lista di nomi di mesi, ma veramente di lingua, delle istituzioni, scritte in greco, ma non si è un documento molto enigmatico, uno dei fatti che non è più
quindi hanno specificato per cercare la sicurezza dei testi, ma ci sono alcune persone in modo maggiore che si sono fatte. E il profilattico conosce diverse varianti, anche lui, ma varianti locali. Quella che viene normalmente riprodotta, per cui voi avete letto di singoli, che come diceva Antonella contiene un errore che è per colpa mia che va corretto, perché la tecnologia è sbagliata, ma l'ha sostituito. Questa che trovate riprodotta qui, grazie a un conto di Unicode, sono l'origine di Unicode, anche se sono tornati, è la variante stupida per la varia comune, che hanno sostituito anche la domanda a partire della tavola di Masson, che io ho veramente stabilizzato il giorno. Quindi una tavola di repertorio teorico, con alcuni temi in testi, anche in realtà, anche in molti punti su cui sono tutte le settimane lavorate. Come vedete non tutte le associazioni consonanti locali sono accettate, si tratta comunque delle persone più complete, perché di cui parlando è stato lavorato, sono stati lavorati di quanto ci abbiamo. Esistono poi delle varianti locali, quindi iniziative, di cui la principale è la variante del fascio. La varia parte che si vive attualmente internamente in parte antico è stata svolta dal documento di età carica, in parte recente è stata con di età classica, con delle differenze più o meno sostanziali. Sicuramente questa la varia parte è stata nel sud-ovest dell'isola, quindi nella regione di Pasqua, che è anche in Sudione, e se la varia comune, per il territorio comune, ci sono differenze sostanziali, soprattutto nella direzione generale. Sicura che le sistemi sulla varia comune sono per lo più introverse, quindi in parte introverse, con alcune questioni problematiche. Nella forma di alcuni temi che sono praticati è sicuramente sostanzialmente diversa. Ma diciamo, ci sono comunque variazioni interne allo stesso sulla varia comune, per questo che Dio Manson ha elaborato alcune tavole sperimentali, queste sulla varia della tavoletta di Lacan, per questo l'immagine iniziale, questa è la varia della tavoletta di Dario, la tavoletta di Rodrigo supposta al sabore di Dario dell'INS, che è il documento più lungo e sempre più importante per chi sia psichiota, la tavoletta di Rondi si fa figure, quell'altro con quale temi di scrittura, quindi un metodismo, un decreto, una cosa bella, con i temi di energia diretta. E alla fine, infine, quindi la varia di psichiota, che è questo, che appunto il massimo è calcolato da delle descrizioni presunte sicuramente per psichiota, per esempio della regione di no, queste sono immagini scansionine che potremmo anche mettere online se le trovo e conoscono scansioni del libro dei miei ascolti. Questo non lo so. Lui sicuramente sì, perché lui tra i suoi amici non lo so. Sì, appunto. E il migliore anche di ci sono alcune scansioni di smartphone, però non so se. Sono molto belle. Sì, sono. Poi ora vabbè, queste non sono fatte molto bene come qualità di immagine, ma sono molto difficili, sono difficili per fare. Una di quello del fatto è che non si trova. Comunque, queste varianti del sillabario, l'arco cronologico, la tipologia dei documenti è. Sostanzialmente la stessa ripetizione di noto, abbiamo una grande preponderanza di sistemi su basso e su pietra, un certo numero di sistemi su supporto metallico, la tavoletta di Dalia per esempio, ma alcune altre non moltissime. La ripartizione invece delle sistemi per luoghi di ritrovamento è molto diseguale, il nome del comitato di studio, che è il nome di distanza degli anni 70,
alcuni siti, per esempio Papo, che sono giustizi anche come la legge alla lui, non solo la giustizia perché ha sentito il sostenimento, ma anche alla salute della giustizia. Per quello che riguarda le lingue affettate in questa scrittura, per esempio non è soltanto il greco, anche sostanzialmente il greco nella forma di cipriota, ma anche il greco di cipriota, che è una lingua locale, la russa, non è ancora interpretabile, e che si presume essere, ma ancora pronunciare la lingua locale dell'isola, quindi pre-greca. È attestata però generalmente solo da testi di Amatonte, che potrebbe spiegare come Amatonte come esempio sopravvissuto della cultura locale della Cadenita, ma in generale solo da testi del IV secolo. Abbiamo pochissimi, molto più tutti i documenti anche del IV secolo che testi in esercitiosa, quindi la cosa molto discussa è stata sempre più bassa. Nel 90 di un italiano che ha negato il senso delle esercitiosi, ha sostenuto che le esercitiosi sono state inventate dalle colonne britanniche, dalle esercitiosi del dominio, sicuramente esiste, le esercitiosi esiste probabilmente in epoche che si tratti di una non di una lingua sola, ma di più di una lingua. Complessa. Sicuramente abbiamo alcune lingue, sostanzialmente una completa, che è il numero della raccolta di rilazione del 196, ma di lingue di rilazione in esercitiota sillabico e greco alfabetico, di questo secolo che viene da Amatonte, che è appunto il documento principale, scritto, di cui abbiamo soltanto il libro. Per quello che riguarda la decifrazione del ciclo sillabico, non si tratta dell'opera di un solo geniale studioso, ma si tratta veramente di un lavoro che è stato compiuto passo per passo, che sono una serie di ricerche, alcuni anche inizialmente di altri testi di greco, sapevano che c'erano ancora testi di greco, quindi per esempio gli archivi degli storici di storia del storico di storia di greco. E il documento più importante della recitazione è stata una bilingue, quindi una cipriota, nel senso di la cosa di Nasson, che si conosceva che è stato fatto da quel punto, fatto tutti da quel punto capire in che cantava di greco, capire come sono interpretati. Nel bilingue che abbiamo visto, quello che riguarda le risorse, la prima dunque, la presentazione del ciclo sillabico è un po' più facile da trovare, un po' più comune, meglio descritta in questo mnemonico. Oltre alla pagina di Wikipedia, che non si rilevava niente di particolare, ci sono una serie di siti di alcuni personaggi che ci sono meglio utilizzati. Per esempio, che ha fatto piuttosto bene, in particolare spiega tutte le convenzioni che sono proprio qui la base per il greco, cosa che non è facile da fare, ovviamente era spiegata nella parte di Antonio che si trova e per il quale il creatore del sito che non si allora ha elaborato un fondo lì che è appunto quello che stava scritto e che è piuttosto pratico, piuttosto meglio. Qui avete invece una pagina fatta molto peggio, quella di Omnibus, con alcune incertezze, ma anche di dato una volta di persone di scambio comune. E infine questo che è un studio di tutt'altro genere, anche il site web browser, che è utile non solo per il sito sull'ambito, è un sito che raccoglie bibliografie, progetti in corso, aggiornati in maniera molto generale, ma anche si trovano contatti, personaggi, eccetera. È un sito molto amatoriale, quindi
sono sempre in modo che questo richiede può essere utile. Per quello che riguarda le istruzioni di tempo internazionale, nella missione di Cristo, per quello che riguarda l'immagine abbiamo qualcosa di meglio, innanzitutto questa che è la massa tabletta di attacco, l'immagine che voi trovate su più sbaglio sulla pagina di Wikimedia media comune, se non male, quindi proprio come se è fatto per il forse un documento commerciale che mentre qui avete la tavoletta di Italian, questa come inizia ad attuare la messa di grande uomo, anche questa è la tavoletta che poi la parte con tutti i riflessi e i problemi, proprio dalla vetrina di capire i dati, così come questa è esposta, questo è un lato, il lato B, no, il lato A, il lato B è una parte, il lato B è questo. Questa invece è appunto una stanzione di quando si è utilizzata di quando le anni di Wikipedia sono abbastanza attende la dei diritti appunto questa appunto è una stanzione però quindi un certo numero di immagini si trovano qui alle sue più importanti, quindi per tutti questi lati sono trovate fare i stessi di Atlas, per il tutto le due la situazione è un po'. Per quello che riguarda il fatto, la situazione è interessante, perché questo è un quanto. Dunque, ci sono diverse possibilità, se vogliono scrivere i caratteri cipriotici scritti da vario comune, perché gli altri sono assolutamente scontati. Il primo è attraverso uno che è un fonte unicode a pagamento, esatto, fatto molto bene, che permette di scrivere una quantità di lingue di straordinarie, ma che purtroppo sono modificata. È bellissimo, è bello, si può scaricare una versione in campo anche per lo stesso studiato che sarà un po' più no, in tre parti, ma è davvero molto bello. Una cosa che sarebbe gratuita, ma si vedrebbe che non mi piace tutto, se non mi piace la modalità, è questo set di file per la scrittura di scrittura del latex, una serie di pacchetti per la vita questo invece codice 2000 è quanto posso vedere il migliore font gratuito in codice che permette di scrivere in ciclota trovate le varie versioni 2000, 2001, 2002 2001 mi sembrava il migliore. Questo Evian non è male, ma anche se anche questo non è caratteri del disco di testo, qui avete il cipriota e poi non so altro, quello di disco di testo. Questo è bello, questo è anche il gratuito. Questo è un conto abbastanza trascurabile, ma non se l'ho messo. Quello che vediamo che per la sua mentale sono il dato che ho scritto.
Il filtrato appunto rientra in questo piano esperimentale, questo questi blocchi di caratteri, che appunto sono gestiti da ricercatori con alcuni fattori in particolare di corso. E questo personaggio, che è quanto c'è Marx Piazzia, che è il creatore del progetto, ha scritto questo documento in PDF che spiega esattamente quali sono i problemi e come risolverli. È utilissimo, è veramente, quando lo legge si dice, è una follia. Per esempio, bisogna impostare il conto prima di fare qualche cosa del carattere, non dopo, perché poi il carattere non è una condivisione, fatte le cose pazzesche. Però funziona. E questo è molto utile se si vuole scrivere come si pilota, quando un conto di cose che assegna più grado i valori di cose assegnati, quasi forse di cose. Perché il pregio invece del conto di Lorenzo è che è un conto di unicorno, ma che assegna la cifra dei valori del basket play, che erano lasciati in inserito del suo privato, e quindi è molto più facile da utilizzare in realtà. Sono valori enormi, però sono facili da vedere, quindi non posso dire. Comunque poi hanno aggiunto questi link inferiori che potevano essere utili anche in specifici per il cifra, questo è l'inizio del cast al codolo. CAT fornisce tutti i valori di Unicode della prescrittiva, che sono è veramente utile, ma dice voi per l'esperienza. Così che i valori di Unicode sono questi, eccetera. Questo per tutte le strutture, quindi è utile da sapere. Il software va del mappo che forse qualcuno conosce, che è molto pratico da usare su Microsoft, che permette proprio di fare proprio in colla di tutti i caratteri di Microsoft esistenti, e infine la pagina dove è possibile scaricare il fondo di Lorenzo, il fondo di Lorenzo, quindi Lorenzo che appunto già i valori di Microsoft utilizzati, questo può essere più facile da utilizzare. Infine, direi che è il database di impatto, che è un database che non si intenderà, sì, ecco, un pellegrino che è abbastanza. E per finire questo personaggio, che è la professora di Ovidi, che è un po' più recente, quindi l'altro è il signore Africano, che è il nodo, quindi per la sua esperienza, per la sua formazione, ha scelto un filo greco che ha molto orientato i tessuti, membro straniero della con una carriera severissima, le sue principali pubblicazioni, ma questa è veramente una professione. Soprattutto diciamo l'autore di Salamina di Fission, una decina di artisti di Venezuela di Costanza. Tra i suoi, tra tutti i suoi difetti, diciamo tutti i testi, ha sempre pubblicato con una rapidità eccezionale, quindi tutte le sue pubblicazioni sono pubblicate. E quando è responsabile di pubblicazioni collettive è un tipo di mandare le mani in termini del male, è una persona veramente molto disponibile con gli studenti, che mi deve ricordare più di quello che ho parlato. E quindi è un'altra cosa.